Il kart è da sempre la fucina dei campioni e la scuderia Ferrari ha i suoi campioni in erba. Vediamo. Il karting è da sempre la fucina dei campioni della Formula 1 moderna. Sin dagli anni 70 il go-kart è stato forse l'unico vero approccio alle competizioni in pista, al duello ravvicinato, al connubio fra talento puro e sfruttamento del mezzo meccanico. Campioni come Schumacher, Fisichella, Trulli, Zanardi, Tarquini, Alonso ed Hamilton hanno come denominatore comune proprio il karting, la disciplina che ancor prima di approdare alle monoposto a ruote scoperte li ha svezzati per poi consentirgli il passaggio naturale alle categorie propedeutiche della Formula 1. Oggi, rispetto a qualche decennio fa, il karting si è evoluto al punto che molti team della massima formula hanno deciso di investire in programmi sportivi dedicati alle future promesse dell'automobilismo da competizione. Dapprima la McLaren con Hamilton, poi a seguire anche la scuderia Ferrari, che ha deciso di prendere sotto la propria ala campioncini in erba come il francesino Jules Bianchi e l'olandese Nyck de Vries. Jules Bianchi ha firmato un contratto a lungo termine con la Ferrari, ma continuerà a correre in GP2 nel 2010 con il team ART. Il pilota francese è gestito da Nicolas Todd e si è appena laureato campione in Formula 3 Euro Series con il team di Todd. La casa italiana ha confermato che Bianchi è da ritenersi un pilota Ferrari, dopo che questi ha firmato un contratto pluriennale simile a quello siglato da Massa nel 2002 e ha capportato il brasiliano ad essere guida ufficiale del team di Maranello. Questo è il risultato di una categoria di caratura internazionale denominata WSK, capace di coinvolgere oltre 300 piloti a gara, con un calendario che nel 2010 arriverà fino a 12 appuntamenti articolati su diversi tracciati sparsi nel globo. Artefice di questa organizzazione, che rappresenta l'eccellenza italiana nel mondo, è Luca De Donno, che in pochi anni è riuscito a rilanciare in maniera professionale l'immagine del karting nel mondo.